3 maggio 1927. Siamo in Spagna, a Valladolid. In una stanza d'hotel, albergo Inghilterra, un giovane uomo sui 25 anni, di fattezze sudamericane, giace in un letto. Ha dolore, molto dolore. Si lamenta, si contorce, invoca aiuto. Invoca l'aiuto dei dottori. Invoca l'aiuto dei compagni di squadra, perché in quell'hotel non è da solo, è insieme ai suoi compagni di squadra. Lui è un calciatore. Invoca l'aiuto dei suoi fratelli, perché i suoi fratelli giocano in quella squadra insieme a lui. Tutti sono intorno al suo capezzale. Tutti vorrebbero aiutarlo, ma nessuno può fare nulla. Quello che quell'uomo ancora non sa, infatti, è che quello sarà l'ultimo giorno che passerà sulla terra. Sta per morire, la sua avventura terrena sta per finire. Quello che quell'uomo non sa è anche che sta per iniziare la sua leggenda, perché quell'uomo si chiama David Arellano ed è una leggenda del Colo-Colo, una leggenda del calcio cileno, una leggenda del calcio sudamericano. È una leggenda che affonda le sue radici a Santiago, la capitale del Cile, la città dove è nato, la città dove ha compiuto le sue opere più importanti. Ed è da Santiago che dobbiamo iniziare a raccontare la sua storia per arrivare a capire come ha fatto a finire in quel letto a Valladolid dove ha trovato la morte. David Arellano nasce all'inizio del Novecento a Santiago del Cile e, a parte un breve periodo da Arica, un'altra città cilena, vive la sua vita a Santiago del Cile. Ha le idee chiare su cosa vuole fare da grande. Gli piace l'insegnamento e si iscrive a una scuola appena giunto all'età per diventare professore, e sarà professore. Il suo lavoro nella vita civile sarà quello del professore. Egli però ha un gusto molto forte per lo sport e, insieme ai fratelli, decide di dedicarsi al calcio. Si iscrive al Magallanes, che è uno dei club che vanno per la maggiore a Santiago del Cile. Non esiste ancora un campionato cileno vero e proprio, ma esistono i campionati locali e quelli di Santiago del Cile sono i campionati più importanti. Il Magallanes vince, quindi anche David vince. Però David non è molto contento. Non è molto contento perché il Magallanes è un club gestito con criteri, diciamo pure, vecchi. All'epoca, se tu volevi giocare nel Magallanes, dovevi pagare una quota di iscrizione. Eri tu a pagare, non il club a pagare te. Le strutture a disposizione erano quello che erano. Le cure mediche non erano il massimo. La professionalità degli allenamenti non esisteva, ci si allenava poco e male e si perdeva anche molto tempo magari a fare bisboccia. Invece il nostro David era un uomo che amava la disciplina. Lui, quando faceva una cosa, la voleva fare bene, ci teneva a farla bene, e quindi inizia a discutere con la dirigenza del club, perché lui non ne vuole sapere di rispettare queste regole. Lui vuole fare qualcosa di diverso. Innanzitutto non vorrebbe più pagare la quota di iscrizione e poi vorrebbe un club più professionale, ha un'idea più moderna. Questo non piace ai dirigenti del club, che sono immobili, non cedono di un millimetro, incontra un vero e proprio muro di gomma. David però è un uomo timido, ma per nulla arrendevole, e insieme ai fratelli Francisco e Alberto e insieme ad altri decidono di abbandonare Magallanes e di fondare un proprio club. Il 19 aprile 1925 nasce il Colo Colo. Il club si chiama così in onore di un capo mapuche, che sono la tribù locale, di nativi locali, la popolazione locale che si era opposta agli spagnoli sotto la guida proprio di Colo Colo, di questo capo che non si arrendeva. E quindi decidono di chiamare il club in suo onore, anche per sottolineare la natura ribelle di questo club che nasce da una scissione dal Magallanes, e anche i colori del club, il bianco e il nero, sono scelti per rappresentare la purezza, il bianco, ma anche la determinazione, il nero. È un club di gente che vuole combattere, e combatte bene, perché già al primo anno vincono imbattuti il campionato metropolitano. Ma che tipo di giocatore era David? David era un ottimo giocatore, giocava interno sinistro. Il calcio dell'epoca, lo sapete, il modo di giocare era uguale per tutti: una punta, due ali e due interni, questo era il sistema offensivo. Lui era interno sinistro, era elegante,
aveva un gioco sobrio, non concedeva lo spettacolo, era forte di testa e aveva un buon tiro, tutte le caratteristiche richieste a un buon interno. E a dimostrare che stiamo parlando di un giocatore di livello, arriva la convocazione nazionale. Prende parte a due campionati sudamericani, c'era già la Coppa America, gioca nel 1924 e nel 1926. Nel 1924 l'avventura della nazionale cilena si risolve in una serie di sconfitte, ma nel 1926, campionato giocato in casa, il Cile si classifica al terzo posto e soprattutto David, a dimostrazione del fatto che stiamo parlando di un giocatore vero, vince la classifica cannonieri davanti ai mitici giocatori dell'Uruguay, la squadra che in quegli anni dominava il calcio mondiale, la squadra che vinse le Olimpiadi e che vinse la Coppa del Mondo nel 1930. Ma lui è il capocannoniere davanti a Castro e a tutti i giocatori di quell'Uruguay. Quindi David era forte. Il club ha un'idea moderna, come abbiamo detto, di quello che deve essere, e David Arellano, che è il capitano del Colo Colo oltre che primo fondatore, prende parte insieme a tutta la squadra a una lunga tournée. Vanno a giocare in Ecuador, vanno a giocare in Messico, vanno a giocare a Cuba e poi vanno a giocare in Spagna e in Portogallo, quindi addirittura attraversano l'oceano. Giocano una serie di amichevoli, incontrano anche Zamora, il grande portiere della Spagna, e poi arrivano nella fatale Valladolid, la città da cui siamo partiti all'inizio del nostro racconto. In quella tournée, tra l'altro, David mette in mostra il suo numero preferito. Vi ho detto che non è un giocatore che concedeva molto lo spettacolo, ed è vero, ma aveva un colpo, una giocata acrobatica che gli riusciva molto bene e che esibiva spesso, la rovesciata. All'epoca non era un modo di colpire il pallone molto diffuso, non l'ha inventato lui, c'erano già stati altri giocatori che l'avevano messa in pratica, lui l'ha perfezionata, ha attuato uno stile tutto suo, ma in Spagna, quando lui mette in mostra questa giocata, è una novità. Tanto è vero che viene soprannominata la rovesciata la cilena, proprio in seguito alle rovesciate viste eseguire da David Arellano e dalla sua squadra durante quella tournée in Spagna. Come detto, la squadra arriva a Valladolid, dove deve giocare con la Real Unión Deportiva, la squadra locale. Il 1 maggio 1927 si gioca la prima partita, finisce 6-2 per il Colo Colo, è una squadra che dimostra sul campo di sapersi far valere anche contro le avversarie europee. I giocatori della Valladolid, della Real Unión Deportiva, non sono molto contenti e chiedono la rivincita il giorno dopo, il 2 maggio. La rivincita è molto più combattuta, finisce 3-3. Sono partite tirate, tutte quelle partite sono tirate. I giocatori cileni non hanno paura, ma è un calcio molto fisico. E il 2 maggio 1927 è un giorno fatale, perché su un cross di suo fratello, David vola per colpire la palla, ma David Hornia, giocatore della Real Unión Deportiva, lo colpisce con una ginocchiata al ventre. Lo scontro è duro, è uno scontro di gioco, ma uno scontro violento. Subito Arellano sta male, deve uscire dal campo e i suoi compagni restano in 10. Viene portato in hotel. Tutta la squadra ha in mente solo le sue condizioni, perché si è capito subito che non è un infortunio qualsiasi. In hotel il dottore della squadra osserva le condizioni di David e decide che il problema è una peritonite. La sua diagnosi è peritonite. Di sicuro ha qualche problema, perché sta veramente male. Probabilmente col senno di poi, con le tecniche moderne, aveva qualche forma di emorragia interna. In ogni caso la diagnosi del dottore è questa, e quando arrivano i compagni di squadra e i fratelli, viene comunicato loro che ci sono poche speranze per David. David chiede di essere curato anche da un altro dottore, di sentire un altro parere. Lo cercano ma non lo trovano. Alla fine David deve affrontare il suo destino senza che possa intervenire nessuno. Il 3 maggio 1927 un giovane ragazzo cileno muore a Valladolid in una stanza di hotel. David Arellano muore dopo aver dato la sua vita in sostanza per il Colo Colo. Il dolore dei fratelli è immenso, il dolore di tutto il Colo Colo è immenso, e da subito, nelle partite successive, iniziano a giocare col lutto al braccio. Non una sola partita, tutte le partite. Indossano
una fascia nera sulla manica sinistra della maglietta. È una scelta che vuole significare che il lutto per David non è un lutto passeggero, ma è un lutto eterno. È un lutto che andrà avanti negli anni. Nel 1929 il suo corpo, che era stato seppellito in Spagna, viene riportato in Cile e seppellito con tutti gli onori. Oggi la sua tomba è meta di visite da parte dei tifosi del Colo-Colo. Il suo nome non è mai stato dimenticato. Lo stadio del Colo-Colo negli anni 80 è stato dedicato a David Arellano. Il club dedica costantemente, in occasione degli anniversari, e non solo degli anniversari, degli omaggi a David, e spesso ci sono i suoi discendenti, i figli dei fratelli, i nipoti, coloro che sono discesi dalla famiglia, che assistono a questi eventi. Soprattutto il famoso lutto, quello che si portava sulla manica, è rimasto nel Colo-Colo, è rimasto sulla maglia del Colo-Colo, ma in una posizione diversa. Si è deciso di spostare la fascia, la striscia nera, dalla manica della maglietta al logo. Il logo viene posizionato sulla maglietta e sopra il logo c'è sempre una barra orizzontale nera. Quella barra orizzontale significa che il Colo-Colo è in lutto. A distanza di quasi un secolo è ancora in lutto. Tant'è vero che ci sono molti soprannomi del Colo-Colo legati a questo fatto, alla squadra in eterno lutto. Perché David Arellano è stato il fondatore, il capitano, il primo grande giocatore del Colo-Colo ed è morto sul campo. I tifosi del Colo-Colo non lo dimenticano e lo considerano una figura indimenticabile e assolutamente da porre al centro della storia del Colo-Colo. Il Colo-Colo ancora oggi vive nel ricordo di David Arellano. La sua vita terrena è finita in quella stanza di Valladolid, ma la sua leggenda è iniziata allora e è viva tuttora. Se vi capita di passare da Santiago del Cile, potete andare a rendere omaggio a David Arellano. E di sicuro, se parlate con qualche tifoso del Colo-Colo, vi saprà raccontare la sua storia, perché non sei del Colo-Colo se non conosci la storia di David Arellano. Ciao!